Ma dipende il Dio che tu fai vedere al bambino, no? C'è il Dio di teatro, il Dio di circo, il Dio delle storie meravigliose, no? Il Dio che assomiglia forse al lupo del Capeluccio Rosso, che è crudele, no? Ma qual è il Dio che tu fai vedere un bambino? Un bambino, noi cominciamo il credo dicendo io credo in Dio padre. Ma tu fai vedere un Dio padre, bambino? Un Dio che ispiri al bambino a vivere così? Bella. È la fede vera. Il Dio è padre e tu sei. Credi in Dio, potresti fare questo. C'è una memoria affettiva anche della fede allora, oltre che essercene una della propria storia, Sì, della la generazione.